invito il presidente Morabito a consegnare il distintivo alla presidente Corigliano. Io devo metterlo questo coso. Prima devo alzare. Invito la Presidente a prendere la parola. Autorità kivaniane e autorità civili, gentili signore e signori, soci kivaniani, amici, a voi tutti il più cordiale benvenuto. Con grande piacere vi porgo questo mio primo saluto da Presidente del Kivanis Club Villa San Giovanni, nella serata ufficiale di apertura dell'anno sociale 2011-2012. Considero la carica di presidente un onore e un privilegio che necessita però, per condurre il club verso risultati più alti ed appaganti, della stretta e proficua collaborazione del direttivo e di tutti i soci, di questo ne sono certa. Mi adopererò pertanto col massimo impegno affinché siano perseguiti al meglio e raggiunti gli obiettivi e le finalità kivaniane. Appartenere al Kivanis significa accettare e condividere i principi di questa associazione, cercando ognuno di noi nel proprio piccolo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi etici e sociali che questo si prefigge. Mi piace ricordare una citazione di Deleuze che recita: la gioia di poter giovare al prossimo è il solo bene supremo che possa innalzare l'uomo al di sopra di se stesso. Questa citazione, a mio avviso, rappresenta la forza ideologica kivaniana del servire come motrice di ogni attività. Lo scopo primario è di lavorare per i bambini del mondo e, come da direttive internazionali, sarà quello di privilegiare il progetto Illuminate, che perseguisce il fine di sconfiggere il tetano neonatale della mamma e del bambino. E più avanti vedremo anche un video. Continueremo a portare avanti il servizio nazionale Una casa per l'Abruzzo e l'adozione a distanza, della quale continueremo a soddisfare i bisogni di base e a garantirne l'istruzione. Anche quest'anno il Kivanis Club Villa San Giovanni ha nei suoi obiettivi di portare avanti i servizi in sede locale e sicuramente uno dei tanti sarà condiviso con la dirigente scolastica della scuola elementare Villa, dottoressa Treproci, con la quale abbiamo appena firmato un protocollo di intesa. E il nostro service di questa sera è proprio rivolto alla suddetta scuola. Sono sicura che sarete generosi, in quanto vorremmo acquistare un PC portatile da permettere l'uso ai bambini disabili con difficoltà di spostamento. Per consolidare i legami di amicizia e di cordialità e per accrescere la visibilità dei service sul territorio, organizzeremo incontri e attività congiunte con i club della nostra divisione. Tutto questo sarà possibile, cari soci, mantenendo nel club, del club un clima di amicizia e serenità. E con la partecipazione alla vita sociale raggiungeremo tutti insieme ancora un altro anno di successi kivaniani. Prima di passare alla presentazione del direttivo dell'anno sociale, appena iniziato, desidero augurare un buon lavoro ai nostri ragazzi del Kivanis Junior, che da sempre si sono resi promotori di iniziative e progetti portati avanti a termine con eccellenti risultati. Alla Presidente Adele Briganti la mia personale vicinanza, con la realizzazione di notevoli attività di service. Procedo adesso alla presentazione dei componenti del direttivo e invito loro ad avvicinarsi per una foto di ricordo man mano che vengono nominati e di accomunarli tutti in un unico applauso finale. Il Past President Giuseppe Morabito,
Presidente eletto Rosario Previtera. Il vicepresidente Elio Ruoti. Il segretario Domenico Castagnella. Il tesoriere Gino Madotta. I consiglieri Rosanna Giglietta, Giuseppe Marra, Rosario Focà, Marisa Trunfio, Giuseppe Bazzano, Ieria Stefano, Vincenzo Siglari. Il cerimoniere Vincenzo Siglari, per motivi di famiglia, purtroppo non può essere presente. Abbiamo il chairperson stampa per comunicazione web Gaetano Gizzo, chairperson del service Amalia Piro, e non ho messo i dottori, volevo mettere tutti alla pari. Io non sono una dottoressa. Inoltre un gradito grazie per la presenza di Francesca Bizzi e di Roberto Gargiulli, che mi sono stati molto molto vicini in questo mio insediamento di questa sera. E un altro ringraziamento particolare a mio marito Silvestro, che mi rafforza a portare avanti questa mia scelta, e ai miei figli Pasquale, Giuseppe e Marica, i quali sentiranno per un anno la mia poca presenza in famiglia. Grazie, buona serata. Grazie.